Salve a tutti gli amici di YouTube e di Facebook, benvenuti nella mia cucina. Oggi siamo qui per presentarvi un nuovo video. Il video in questione è la pasta choux, o cosiddetta anche chiamata bignè. La bignè è una delle prime basi della pasticceria, viene usata sia per il dolce che anche per il salato. Ok, diamo la ricetta. Abbiamo 250 ml di acqua, 250 g di burro, 5 g di sale, 250 g di farina tipo 00, 500 g di uova intere, ossia 10 uova intere da 50 g l'uno circa. Abbiamo bisogno di un pentolino dove io in cui ho già versato l'acqua, il burro a pezzettini e il sale. Il burro a pezzettini perché se io lo mettessi tutto un pezzo, l'acqua comincerebbe a bollire e il burro non è sciolto. L'acqua evapora, in quel momento la ricetta non risulta più giusta e in quel momento la ricetta comincia a sballare. E portiamo in ebollizione sia l'acqua e il burro e poi versiamo la farina. Dopo mettiamo tutto in planetaria e andiamo ad aggiungere una alla volta le uova, ok? Ok, aspettiamo che va in ebollizione. Nel frattempo abbiamo preparato le uova in una caraffa, come vedete. La farina è già pronta. Ok, come notate sta bollendo. Abbassiamo la fiamma che abbiamo già abbassato e versiamo tutto di un colpo la farina, ok? Mescoliamo. Mescoliamo energicamente senza formare grumi, ok? Come notate il fondo è bello pulito, si stacca facilmente. Possiamo spegnere. E la nostra bignè è pronta. Adesso la mettiamo. Ecco, come notate fa delle bolle. Questo è segno che la nostra bignè è pronta. Ok, versiamo tutto nella planetaria, così. Montiamo. E con la foglia montata azioniamo la macchina. Facciamola girare in questa maniera il tempo che raffreddi un po'. Ok, dopo averla fatta girare più o meno 10-15 minuti, il tempo che ha raffreddato un po', non del tutto, ma ha raffreddato un po', possiamo cominciare a mettere le uova, una alla volta. Incorporiamo un uovo, facciamo asciugare e poi mettiamo l'altro uovo. Mettiamo l'altro uovo. E continuiamo ancora. La cosa più importante è non fare mancare le uova, perché sennò i grassi comincerebbero a uscire, il grasso, il burro che c'è nell'impasto. Aumentiamo un po' la velocità
Allora, abbiamo detto 500 grammi di uova intere, che più o meno sono 10 uova, ok? Abbiamo finito il nostro impasto, voilà. Ok, cominciamo adesso a fare i nostri bignè, sac à poche, bocchetta liscia, e voilà. E cominciamo a fare, e cominciamo a spianare i bignè. In questa maniera, ok? La teglia bella pulita, imburrata leggermente. A questo punto prendiamo un po' di zucchero a granella, così, e mettiamo giù. Ok, e questa è la nostra bignè con zucchero a granello. Facciamo l'altra. In questa maniera, ok? E questa è questa semplice senza zucchero, ok? Vi ricordo sempre teglia pulita, imburriamo un po' leggermente e poi ci passiamo la carta di sopra per asciugare l'eccesso. Prendiamo della carta e asciughiamo l'eccesso. Come bignè, oltre a essere quella semplice, possiamo fare tante varie forme, tipo questo. Il famoso eclair, ok? Così. Tiriamo giù. Così. Ok? E questo è il famoso eclair. Quelli piccoli. Così, giù, su. Voilà, e i piccoli clay sono anche pronti. Come notate, con
Con questo impasto abbiamo fatto 3 piccole teglie, una eclè, una semplice e una bignè con zucchero a granello, ok? Adesso il forno preriscaldato a 250 gradi per 10 minuti e altri 5 minuti a 200 gradi. Ok, inforniamo i nostri bignè. Abbiamo detto 250 gradi per circa 5-6 minuti. Non appena prende già un po' di colore, abbassiamo a 200 gradi per altri 10 minuti. Come vedete, i nostri bei bignè stanno gonfiando perfettamente. Vedete i miei bignè come stanno sviluppando? Certo, fare la bignè in un forno di casa non è semplice. Infatti noi dobbiamo infornare sempre a 250 gradi, 220, 250 gradi a valvola aperta, e noi per crearci la valvola abbiamo fatto una pallina con la carta stagnola e l'abbiamo adagiata nella bocca del forno. In questa maniera il nostro bignè svilupperà molto meglio. Che a questo punto ha preso colore i nostri bignè e abbassiamo a 200 e finiamo la cottura. Ok, la nostra bignè è pronta. Come vedete è una meraviglia, guardate che spettacolo. Inforniamo l'altra bignè, sempre con la carta stagnola. Ok, e 250. Guardate che meraviglia, è uno spettacolo. Guardate, una leggerezza, sofficezza spettacolare. Che profumo, mamma mia. Voilà, visto? E anche i nostri eclè stanno crescendo, o come si dice in gergo pasticcere, stanno sviluppando. Questi sono pronti, vedete? Meraviglia! Come vedete, belli soffici, leggeri, vedete? Sono una meraviglia. Ok, ed eccoci qua con i nostri bignè o pasta choux. Abbiamo fatto delle piccole clè. Sono belle, leggerissime, profumate, spettacolari. Poi abbiamo fatto dei bignè con lo zucchero a granello e dei bignè semplice. Vedete? O vi faccio vedere anche l'interno che... Ok, ne prendiamo uno e vi faccio notare. Guardate, guardate, bello, vuoto, leggero, soffice. Ne prendiamo anche uno di questo, lo apriamo così. Come vedete è uno, e come notate è uno spettacolo, una meraviglia. Super super leggeri, super super leggeri. Allora, consiglio: questi si possono riempire sia al cioccolato con crema pasticcera, crema zabaglione, come volete voi, e poi potete anche, dopo averli
farciti, li potete anche glassare o con il cioccolato, cioccolato fondente, cioccolato bianco, o con del fondente, o con dello zucchero fondente. Potete anche lasciarlo bianco o anche colorato, come preferite, dipende anche dal gusto che fate, sia questi che anche questi, sia questi che anche questi. Anche questi vengono farciti con la sacca poche all'interno, di qua o qui, con la sacca poche all'interno, e anche questi vengono anche glassati. Stessa cosa anche di qua. Vabbè, questo non c'è bisogno. Vengono glassati. Oppure questi bignè si possono fare anche con della crema ai formaggi. Come avevo detto, si può fare anche del salato. Con della crema ai formaggi è spettacolare come aperitivo. Adesso l'unica cosa che io ho al momento a disposizione è solo un po' di crema di ricotta. Vi faccio vedere solamente quelli di crema di ricotta. Gli altri ve l'ho già suggeriti come si possono fare. Ah, dimenticavo, il bignè, oltre a essere farcito in tutti i gusti possibili che si possono fare, si fa anche il famoso profiterol, un bel profiterol con all'interno della crema, con all'interno della panna, e poi della salsa al cioccolato o al pistacchio o alla nocciola o al cioccolato, come preferite. Poi farò un video sul profiterol, promesso, tranquilli. Tanto adesso abbiamo fatto la bignè e in futuro vi farò anche il profiterol. Vediamo di fare quella al pistacchio o al cioccolato, vediamo, ora vediamo di organizzarci, ok? Quello che vi raccomando, oltre alla spianatura, è il forno. Forno, vi raccomando questa pallina, di stagnola messa tra l'apertura della bocca del forno per fare uscire il vapore. Perché il forno va a 250, varia anche dal tipo di forno che si ha anche a casa. Varia dai 220 ai 250 gradi. Non è sempre con la pallina per far uscire il vapore. Il vapore che esce fa sviluppare meglio il bignè. E un'altra cosa che vi consiglio, che quando prende colore abbassiamo a 200 gradi per altri 5 minuti, ok? Poi dipende dal forno, dovete governarlo voi il forno, non il forno che governa voi. Poi sta a voi governare il forno, ok? Vi raccomando, con il forno. Suggerimento di conservazione dei bignè, perché essendo che noi facciamo un bel po' di bignè, potremmo anche non usarli tutti. Allora, per conservare il miglior bignè, mettere sui sacchetti per alimenti e conservarli in freezer. Quando vi serviranno, li tirate fuori dal freezer Quando vi serviranno, li tirate via dal freezer un paio d'ore e poi li potete benissimo utilizzare. Ritorneranno come se fossero uscite dal forno, belli freschi, freschi e leggeri. Ok, facciamo i nostri bignè con la ricotta. Tagliamo il bignè con il coltello. Questi con la ricotta e con la panna vanno tagliati, mentre tutto il resto vanno inseriti direttamente con la sacca poche. Si fa un buchino
o sopra o di sotto e si farciscono. Invece con la panna o con la crema, invece con la panna o con la ricotta si tagliano. Prendiamo un sacco a poche, questo useggetto, la nostra crema di ricotta già bella e pronta. Cappellino si alza, a questo punto zucchero a velo, e voilà il nostro bignecco ricotta, che è qui in Sicilia, Palermo, ne vanno matti, sono veramente ghiotti. Come notate, una bella presentazione dei miei sciocco ricotta. I nostri sciocco ricotta, come notate, sono belli e pronti per essere già serviti e gustati. Poco fa vi ho fatto vedere il piattino con l'intestazione della mia famiglia. Come notate, come noterete, c'è scritto Pasticceria Gelateria Deiana Palermo. Questi erano dei piattini. Questi erano dei piattini di mio padre, quando all'epoca, negli anni 60, aveva la pasticceria qua a Palermo, ma tanti secoli fa. Che all'epoca, con questi piattini, mio padre faceva i catering di matrimoni, battesimi, eccetera. E mi sono rimasti come ricordo. Perciò questi piattini sono un affetto molto importante per me. Allora, che dire, il nostro video per oggi è terminato anche. Quello che vi ricordo è di mettere un bel like al video, di condividere il video con tutti i vostri social. Vi ricordo che in occasione dei 10 anni del mio canale di YouTube ho aperto una pagina di Facebook che si chiama L'Arte della Pasticceria, dove ovunque di voi, dove chiunque di voi può postare le foto fatti con le mie ricette e di accodare il link del video corrispondente alla video ricetta. Potete condividere le vostre foto dei vostri lavori fatti con le mie video ricette accodate dal link corrispondente del video. Ok, che dire, da Giuseppe Deiana è tutto, arrivederci al prossimo video.